E dopo aver visto quanto generoso può essere il mare e aver percorso le vie di Taranto Vecchia, ovviamente odori, profumi, sapori devono confondersi e andare a compiersi all'interno di piatti tipici della tradizione culinaria tarantina. Lo facciamo con Agostino Bartoli che ci racconterà due piatti della tavola proprio con il pesce da protagonista. Cosa ci hai preparato quest'oggi? Qual è il primo piatto che ci proponi? Allora, innanzitutto buongiorno e abbiamo pensato di preparare per l'occasione un primo piatto, sono degli stracinati di grano arso con cozze, pomodorini e del pecorino di masseria. A beneficio di chi ci ascolta, evidentemente ci sono alcuni aspetti da puntualizzare, gli stracinati e il grano arso, già Il grano questo un arso. Un qualcosa di tempo il particolare. grano arso era il grano dei poveri, dei contadini, che dopo la raccolta accendevano i campi e recuperavano quello che era rimasto, ci facevano una farina, appunto veniva una farina così scura e la utilizzavano in casa. Ora con le nuove diete, con le nuove esigenze, è diventato un grano invece molto importante, viene utilizzato in diverse diete, perché ha basso contenuto di glutine, ha un'alta digeribilità e poi la cosa molto interessante è proprio il sapore di questa pasta che è quasi, affumicata. Sente un sentore di affumicato proprio nell'assaggiarla. Ma ciò che conferirà a questa pasta già così di per sé particolare il tocco in più è proprio l'abbinamento Con la delle cozza. cozze con il formaggio, giusto? Sì, ovviamente stiamo utilizzando delle cozze tarantine e del pecorino di masseria. Un piatto che abbiamo pensato perché ricorda molto una colazione dei marinai, dei pescatori. Molto facile che il pomeriggio dopo la pescata si fermano a mangiare cozze e pecorino e quindi abbiamo trasportato in un primo piatto questi sapori. Allora, seguiamo nel procedimento passo passo. Sì. Dunque, per la preparazione di questo primo piatto ovviamente abbiamo bisogno degli stracinati con farina di grano arso, delle cozze sgusciate con la loro acqua. Pomodorini, aglio, del pecorino di masseria, un pecorino molto giovane e fresco, perché non ha un punto di sale. La cozza tarantina è molto saporita e quindi abbiamo bisogno di un pecorino che non sia molto sapido. Procediamo con dell'olio extravergine di oliva. Dell'aglio. Dei pomodorini, dei ciliegini tagliati in quattro e le cozze. Piatto molto semplice nella sua preparazione. Aspettiamo che la cozza si incominci a cucinare un pochino e poi sfumiamo con del vino bianco. Aggiungiamo del prezzemolo. A questo punto i nostri stracinati. Ovviamente gli stracinati ci siamo anticipati ora la cottura. Stracinati vanno calati in acqua che bolle, leggermente salata perché ricordiamo che comunque è un piatto saporito, c'è la cozza, c'è il pecorino. Un piatto quindi tutto sommato anche di rapida preparazione. Rapidissimo, la cozza ha bisogno di 3-4 minuti per la cottura, la pasta fresca è anche veloce nella sua preparazione. Piatto molto semplice e veloce. È la scelta degli ingredienti che lo rende interessante. Veloce, semplice, ma dal sapore particolarissimo, proprio ciò che caratterizza i piatti di una volta. Siamo pronti. Adagiamo i nostri stracinati in un piatto di portata.
E andiamo ad aggiungere il pecorino. Il piatto è pronto.